tutti per essere intervenuti. Il Presidente, da grande comunicatore qual è, un po' ha dipanato tutti i problemi, chiamiamoli così, anche se non sono dei problemi, ma sono delle realtà fattuali relativamente alla gestione societaria. Io volevo un attimo fare il punto della situazione, non tanto sui numeri, quanto un po' sui progetti e su quello che abbiamo fatto finora. Questa ipotetica e bizantina ipotesi per cui la società non voglia salire immediatamente quest'anno in Serie B mal si concilia con quello che abbiamo fatto, non solo relativamente alla sessione di calciomercato estiva, ma anche in quella scorsa invernale. Un importante impegno finanziario ci siamo accollati e lo sosterremo senza indugio, portando a termine tutti i rapporti contrattuali che abbiamo posto in essere. La durata biennale dei contratti è un'ulteriore riprova e evidente sforzo della società di voler costituire un progetto di medio-lungo termine. Non c'è una sola ragione per la quale non si possa, o non si voglia meglio, salire in Serie B. Sfido chiunque a trovarla e a portarmela sul tavolo. È un'idiozia assoluta. Nel corso della stagione sportiva odierna abbiamo risolto posizioni debitorie per oltre 2 milioni di euro, con uno sforzo assolutamente importante fatto dai soci e dal gruppo dirigente. Queste posizioni purtroppo sono state per la maggior parte ereditate, per cui pian piano ci stiamo scaricando questa scimmia dal collo. È una scimmia pesantissima, credetemi, e gli sforzi sono enormi. Volevo anch'io rasserenare la piazza circa non solo le volontà, ma anche sulla strategia di lungo termine di questo gruppo. Se il progetto sportivo ha durata biennale, il progetto societario non ha scadenza. Non siamo dei prodotti in scadenza. Siamo un gruppo solido, probabilmente inesperto su alcune questioni, per ovvie ragioni siamo qui in carica da pochi mesi, però stiamo bruciando le tappe, almeno dal punto di vista prettamente gestionale e diciamo relativamente al funzionamento aziendale. Il risultato sportivo, quello voi mi insegnate, è soltanto eventuale, non è certo nulla. Nessuno può garantire la Serie B, neanche Mourinho, nessun allenatore. Quindi piena è la fiducia a questo gruppo sportivo, a questo staff tecnico, ai calciatori, che noi ringraziamo quotidianamente. Capisco che dopo una sconfitta ci possa essere delusione, amarezza, perplessità, ma invito tutte le componenti di questa avventura, tifosi, stampa e ambiente, ad essere sereni. Non si va così in Serie B, bisogna mantenere calma, tranquillità e avere fiducia nel gruppo e soprattutto nel progetto, perché io voglio che voi apprezziate, quantomeno valutiate, il progetto che questo gruppo sta tentando e sta concretamente realizzando, non solo per la stagione sportiva in corso, ma anche per le prossime stagioni sportive. Un piccolo cenno voglio fare ad alcuni elementi impegnativi che ci hanno visto diciamo in questo periodo coinvolti relativamente a esposizioni finanziarie. Ve l'ho già detto, nell'estate scorsa abbiamo risolto posizioni per oltre 2 milioni di euro, abbiamo onorato qualsiasi forma di finanziamento ottenuta, abbiamo ultimamente anche prodotto quella fideiussione integrativa che purtroppo abbiamo contratto nell'estate scorsa, ma a causa del fallimento di una società assicurativa, Gable, abbiamo dovuto rifare. Questi sono gli oneri della Lega Pro. Ecco perché bisogna uscire presto, subito, da questo pantano. E poi anche un piccolo cenno alla diseconomica gestione che ci produce l'utilizzo dello stadio. Noi sosteniamo oltre 300.000 euro l'anno di spese per il funzionamento dello stadio e sarebbe opportuno con la prossima amministrazione comunale sederci a un tavolo per ridiscutere il tutto. Perché bisogna anche essere consapevoli, appunto, come diceva il Presidente, dello sforzo gravoso che questo gruppo quotidianamente affronta. Ma il nostro lavoro è teso a ridurre pian piano gli oneri di gestione per fare di questo gruppo e di questa società un modello virtuoso. Io vi ringrazio dell'attenzione,
Volevo anche aggiungere che la durata biennale dei contratti in Lega Pro non è comune, sono dei contratti poco utilizzati, proprio perché in genere si preferisce fare dei vincoli annuali. Il fatto che questa società abbia sia allo staff tecnico che ai calciatori, quasi tutti, anzi per alcuni anche oltre, Presidente, perché abbiamo Costa Ferreira che scadrà il 30 giugno del 2019, quindi più dei 2 anni pattuiti, dimostra l'impegno di la strategia di medio-lungo termine. Non è un'ipotesi, non è soltanto una sfida il tutto per tutto quest'anno, è proprio un progetto che deve essere coltivato e deve essere realizzato con le stesse persone, con le stesse professionalità, per costruire e per tentare da subito, ma evidentemente anche l'anno prossimo, il salto in Serie B, qualora non ci riuscissimo quest'anno.